Il decreto, che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia, è previsto per la settimana prossima. I 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del documento di economia e finanza, un nuovo scostamento di bilancio. Le misure previste nel decreto legge di questa settimana sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Sono già nella prossima settimana, avrei dovuto dire nella prossima settimana. Tra i provvedimenti più significativi c'è il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà per sostenere i nuovi poveri, coloro che sono ormai diventati maggioranza nelle file della Caritas. Agli autonomi, alle partite IVA che hanno subito perdite di fatturato, riconosciamo contributi in forma più semplice, immediata, senza criteri settoriali.